Questa sera abbiamo il professor Avian che ci parlerà del perché la teoria dell'evoluzione fuori dall'ambiente scientifico è ancora tanto criticata. Lascio subito la parola al professore. Ok, grazie. Beh, come ho trovato, diciamo, un titolo molto lungo e farraginoso, avrei voluto farlo più breve, però è già stato usato come titolo di un libro, allora non volevo passare per... Avrei preferito usare il termine nati per credere, però come vedrete c'è un libro che ha proprio questo titolo. Allora, ovviamente noi oggi non è che parliamo dell'evoluzione, come insieme di teorie, ma più che altro dell'impatto che ha a livello sociale, sia in positivo che in negativo, la teoria dell'evoluzione. Tutti voi sapete che normalmente quando parliamo di teoria dell'evoluzione si pensa immediatamente a Charles Darwin, il cosiddetto padre dell'evoluzione. In realtà, più che padre dell'evoluzione, lui è stato un naturalista che ha definito il meccanismo base dell'evoluzione, in quanto l'idea dell'evolvere degli organismi viventi non è suo, era già preesistente, in quanto nel periodo, diciamo, a partire dall'età dei lumi in poi, più autori hanno incominciato a ipotizzare che gli organismi viventi si modificano nel tempo e quindi l'idea era già nell'aria, nell'ambito, diciamo, della comunità scientifica di allora. Addirittura ci sono state ipotesi anche a livello pre-illuministico, in quanto si possono trovare alcune citazioni in merito, addirittura a livello delle scuole filosofiche ioniche o anche a livello latino, come ad esempio nel libro De Rerum Natura di Lucrezio, c'è qualche velato accenno che potrebbe essere interpretato come l'idea che la forma organismo non sia qualcosa di fisso. Tornando, diciamo, ai primi dell'Ottocento, troviamo alcune ipotesi che cercano di mettere d'accordo i dati che pian pianino stanno venendo raccolti. Vi ricordo che quello che noi per oggi è scontato, come ad esempio l'esistenza di organismi che oggi non esistono più, i cosiddetti fossili, è, diciamo, un'acquisizione a partire dal Settecento. Prima i fossili venivano considerati dei curiosi scherzi di natura che simulavano delle pietre, che simulavano organismi viventi. Solo appunto a partire dall'Ottocento ci si è resi conto effettivamente che i fossili sono quello, una traccia che resta di organismi scomparsi ovviamente molto tempo prima. Del quanto poi, vabbè, dovrei divagare troppo, però diciamo questo inizio di scoperte di organismi che oggi non sono più presenti sul nostro pianeta, è stato ovviamente un dato che dimostrava che le specie non sono quelle che noi conosciamo dalle origini della vita ai giorni nostri. Cercare di mettere d'accordo questo insieme di osservazioni è stato compito di tutta una serie di ricercatori, vi ricordo giusto Jean-Baptiste de Lamarck, uno dei primi che ha creato una teoria evolutiva organica. Ovviamente, diciamo, le forze in base alla quale gli organismi avrebbero dovuto evolversi secondo Lamarck non è quella che oggi è accettata. Il grande pregio, il grande, diciamo, successo di Charles Darwin è proprio quello di aver compreso, in realtà in contemporanea con un altro ricercatore scozzese, certo Wallace, un naturalista molto attivo, più o meno coevo, Charles Darwin,
che l'evoluzione, anzi, per esattezza lui non ha mai usato il termine evoluzione, che è stato introdotto successivamente, lui la chiamava invece trasmutazione ad opera di che forza? La cosiddetta selezione naturale. Charles Darwin è il padre del concetto di selezione naturale. Ora, a prescindere, adesso non voglio addentrarmi nelle vere e proprie teorie, anzi teorie evolutive, però diciamo il postulato base è che un organismo, che sia un animale o un vegetale, un protozoo o un organismo più complesso, il discorso non cambia, vive in un dato ambiente e quindi è soggetto a tutta una serie di condizioni limitanti presenti nell'ambiente, può essere la temperatura, la salinità, il pH, la disponibilità di cibo, la competizione per le risorse con altri organismi e così via. Tutto questo insieme di fattori ambientali ovviamente ne condiziona la sua sopravvivenza. In pratica, un organismo, se è adattato per il suo ambiente, potrà riprodursi e lasciare prole fertile che a sua volta si riprodurrà e quindi la specie si trasmette nel tempo. Viceversa, se è in competizione con magari altri organismi, non, un dato organismo non ha il successo aspettato, con il tempo verrà pian pianino soppiantato da altri organismi che competono per le stesse risorse ambientali. Ora, questo principio di base, la cosiddetta selezione naturale, non è assolutamente un concetto finalistico, vale a dire un organismo non si sviluppa in virtù di qualcosa che è di là da venire, semplicemente reagisce agli stimoli ambientali. Charles Darwin ci ha messo 20 e passa anni prima di pubblicare la sua teoria. Perché ci ha messo così tanto tempo? Dopo in realtà l'ha pubblicata perché gli hanno detto che appunto Wallace stava per pubblicare un libro di osservazioni naturalistiche all'interno del quale c'era la stessa identica idea. Allora si è deciso e ha pubblicato il famoso suo libro L'origine delle specie. Ora, perché ci ha messo tanto? Perché si è reso conto dell'impatto a livello culturale che quest'idea avrebbe avuto. Perché? In quanto tipicamente noi umani abbiamo sempre considerato noi stessi medesimi come qualcosa al di sopra e al di fuori dell'ambiente naturale. La visione invece della vita che si evolve così come l'ha postulata Darwin, invece ci fa rientrare nell'ambito evoluzionistico, ambientale, cioè una specie come tante altre. Cioè avremmo perso quella aura di superiorità che nella storia soprattutto delle popolazioni di cultura occidentale si è sempre contraddistinto. Questo è stato il grosso handicap, il freno che lo ha bloccato per così tanto tempo. E infatti tipicamente quando è comparso il libro ci sono state grossissime diatribe a livello anche popolare di allora, in quanto vari prelati inglesi, che ricordo appunto siamo nell'Inghilterra della seconda metà dell'Ottocento, ovviamente avevano contrastato la teoria. Ora, di acqua sotto i ponti ne è passato un sacco, chiaramente, un secolo e mezzo. Ciò nonostante, ancora oggi, nonostante un secolo e mezzo di continue ricerche, raffinamenti, aggiunte e modifiche, diciamo, del piano base che è la sua teoria selettiva, ancora oggi, molto spesso, la teoria evolutiva viene contrastata o criticata.
Le motivazioni, grosso modo, potremmo quasi dividerle in due categorie. Comunque, se qualcuno di voi così vuole dilettarsi, ad esempio, per restare a casa nostra senza scomodarsi ad andare in America o cose del genere, negli anni, mi pare 2004-2005, eccetera, l'allora ministro dell'istruzione, quello precedente alla Gemmini, era Fioroni e poi Moratti. Moratti, la ministra Moratti aveva firmato una lettera che in pratica avrebbe bloccato l'insegnamento della teoria dell'evoluzione a livello della scuola pubblica italiana. C'è stata una levata di scudi, però effettivamente, volenti o nolenti, nonostante apparenti retromarcia, oggi come oggi è scomparsa l'obbligatorietà dell'insegnamento della teoria evolutiva nella scuola pubblica italiana. Quindi alla fin fine si potrebbe dire ha vinto lei in pratica. E se qualcuno di voi volesse saperne di più su questo argomento, un paio di anni fa un collega, certo Telmo Pievani, che è un filosofo della scienza, però si è specializzato in teoria evolutiva, ha scritto un micro libricino di costo minimo, l'ho anche portato dietro, questo, eccolo, come vedete, Telmo Pievani. Il titolo potrebbe essere un po' fuorviante, in difesa di Darwin, non è una disquisizione sulla teoria dell'evoluzione, è semplicemente un racconto storico di cosa è successo in quegli anni lì e delle giustificazioni che varie personalità pubbliche hanno cercato di tirare fuori per inibire l'insegnamento delle teorie evolutive a livello della scuola pubblica italiana. Come vi dicevo, costa poco, è del Bompiani, se ben ricordo, è stato edito nel 2007, un po' più di 2-3 anni. Quindi. Vale la pena di leggerlo, qui potete trovare trascritti, proprio parola per parola, le varie conferenze pubbliche fatte in difesa della Moratti, quindi dell'idea di togliere l'insegnamento dell'evoluzione nelle scuole. Ora cerchiamo di fare, diciamo, una sintesi. Perché la teoria dell'evoluzione può non piacere? Grosso modo, noi possiamo fare una grossolana distinzione in due categorie. Da un lato è per motivi ideologici, vale a dire che l'idea che l'uomo non sia nulla più che un essere animale come tanti e che abbia qualche peculiarità, ma nulla che lo divida dal resto degli altri organismi, è un concetto che contrasta con la base di molte confessioni religiose. E quindi chiaramente una prima, diciamo, barriera deriva proprio da preconcetti di tipo religioso. Infatti classicamente negli ultimi anni grosse lotte anche legali sono avvenute ad esempio negli Stati Uniti d'America a partire dagli anni 50-60 ma fino ai giorni nostri, ad opera di vari tipi di confessioni fondamentaliste di stampo protestante che proliferano negli Stati Uniti, e ci sono stati molti tentativi di bloccare l'insegnamento nuovamente dell'evoluzione nelle scuole oppure di equipararlo a insegnamenti alternativi basati su concetti creazionistici. Possono avere varie etichette, ad esempio ultimamente, soprattutto in Nord America, va di moda un'idea creazionista che viene chiamata, non la chiamo teoria perché non è una teoria, è intelligent design, che però alla fin fine comunque è una versione leggermente più recente del cosiddetto creazionismo.
Tutti questi tentativi fino ad ora in America sono sempre abortiti, perché a livello, se non altro a livello della Corte Suprema americana, non è mai stato accettata, scusate, è stata accettata l'idea che un insegnamento a base dogmatica, quindi basato sul creazionismo e che non ha prove scientifiche, debba essere equiparato a quella che è considerata una teoria vera e propria. Dobbiamo capirci però sull'uso delle parole che facciamo. Il termine teoria spesso viene usato a livello generico a sproposito, con un significato che non è quello che si usa nell'ambiente scientifico. Molto spesso, magari chiacchierando al bar o in una trattoria, io ho una mia teoria, eccetera, eccetera, può essere di calcio, di politica, indifferente. Ecco, questa accezione del termine teoria è quella che in ambiente scientifico noi chiamiamo ipotesi e non teoria. Cioè, io ho una mia ipotesi da verificarsi, però. È un'idea che potrebbe essere totalmente sbagliata oppure rivelarsi invece è valida, però deve affrontare ovviamente un vaglio. Se un'ipotesi supera di volta in volta tutti i vagli cui viene sottoposta, allora potremmo chiamarla teoria, come la teoria della relatività, dei quanti. L'evoluzione oggi in ambiente scientifico viene chiamata teoria per questo motivo qui, ma non è il concetto di teoria che troviamo a livello generale del pubblico, quella è l'ipotesi, non la teoria. Il fatto che noi la chiamiamo teoria è perché ormai a distanza da un secolo e mezzo da quando Darwin l'ha enunciata, ha sempre superato le prove di volta in volta, arricchendosi di una messa ormai mega galattica di prove indiziarie o meno che la supportano. Quindi chiaramente un conto è parlare di ideologie, come ad esempio quella creazionistica, e un conto è parlare di una teoria che è sopravvissuta non solo, ma è anche cresciuta e si è maturata nell'arco di un secolo e mezzo di studi di vario tipo e qualità. Oggi come oggi non è più solo la paleontologia o la geologia o l'anatomia comparata di vecchia memoria classica ad essere usata come insieme di prove per supportarla. Oggi, o meglio a partire diciamo dagli anni 60-70 del secolo scorso, la genetica, o come si può chiamarla oggi anche la biologia molecolare, ha portato a sua volta una messa enorme di ulteriori dati che confermano questa teoria di base. Quindi diciamo, in ambiente diciamo civile, al di fuori diciamo delle torri d'avorio dell'ambito accademico scientifico, indubbiamente un primo contrasto è di origine religiosa, in quanto appunto l'uomo, normalmente considerato figlio di, prediletto da e così via, essendo egli stesso un animale, né più né meno come tutti gli altri, perde questo gradino al di sopra del quale si è messo. Guardate che ovviamente, parlando di teorie religiose oggi imperanti, o bene o male, ci si rifà a tutte le religioni originate dall'ambito ebraico, cioè vale a dire la religione ebrea, tutte le religioni cristiane, di confessioni ce ne sono decine, per quello parlo in plurale, non c'è solo il cattolicesimo, ma ci sono un'infinità di altri tipi di confessioni, diciamo a base cristiana, e quelle su base musulmana. Se si va a fare un'analisi dell'idea di religione al di fuori però di questo background culturale, ci si accorge che non sempre è così. Ci sono state
o ci sono religioni che integrano l'essere uomo nell'ambiente naturale. Di base si potrebbe quasi identificare l'ambiente naturale in cui si è formata l'idea. Ora, le religioni a matrice, diciamo, a origine ebraica, o bene o male, sono nate in una zona semidesertica, poverissima di organismi, e infatti l'uomo è sempre stato considerato come qualcosa di avulso dall'ambiente. L'ambiente per lui è solo una specie di mensa su cui servirsi. Viceversa, ci sono state culture, magari in zone tropicali, dove la biodiversità e gli organismi che interagiscono con l'essere uomo, in questo caso, sono molto più ricche e variegate, che hanno invece originato un'idea di religione completamente diversa. Quindi, anche se noi siamo abituati a considerare noi stessi medesimi con il nostro bagaglio culturale la pietra di paragone, in realtà esistono o sono esistite altri tipi di culture che hanno però originato background religioso-filosofici di tipo diverso. Comunque, indubbiamente oggi come oggi, ogni tanto assistiamo, soprattutto in ambiente della cosiddetta cultura occidentale, a prese di posizione di matrice meramente ideologica. Di base, ovviamente io non voglio, e non è neanche compito mio, contrastare idee religiose che magari qualcuno di voi può avere, di base, però una religione presuppone ovviamente dei credo che non sono dimostrabili, esulano dalla scienza. Noi normalmente in ambiente scientifico qualsiasi cosa uno di noi affermi per definizione deve essere falsificabile. Per falsificabile si intende che uno può, è autorizzato a cercare di dimostrare il contrario. Se ci riesce, l'idea cadrà nel dimenticatoio, se non ci riesce, ovviamente allora l'idea pian pianino verrà sempre più confermata. Chiaramente in ambito religioso il principio della falsificabilità non c'è, perché ovviamente un credo è un credo, è un dogma o un insieme di dogmi. Di conseguenza l'idea che l'oggetto dei dogmi, cioè il figlio di Dio, indifferente chi sia il Dio, sia un organismo come tutti gli altri, ovviamente contrasta con questo background di tipo diciamo filosofico culturale. A parte questo, però, c'è anche un altro insieme di idee tutte umane che tendono a entrare in contrasto con la concezione non finalistica tipica della teoria dell'evoluzione, del tutto sensibile alla contingenza, cioè casuale, che è nel nostro cervello. Ecco perché Nati per credere mi sarebbe piaciuto usare come titolo per la conferenza, perché noi, per motivi che tra un attimo andremo a, così, a passare in rassegna, tendiamo a credere il contrario. Noi siamo preconfezionati, predeterminati per avere idee tutto sommato di tipo finalistico. Il fatto che una teoria riguardi noi stessi in maniera non finalistica ovviamente tende a urtare con un background che si è formato durante la nostra storia, in questo caso la nostra storia evolutiva. A cosa mi riferisco? Beh, diciamo, l'uomo ha una capacità di ragionamento che eccelle in molti campi, ma in molti altri no. Tipicamente, ad esempio, noi abbiamo una mente altamente sintetica, siamo capaci di creare conseguenze logiche molto complesse, ma non siamo invece, ad esempio, bravi con la probabilistica. Noi non abbiamo una mente
abile nella probabilità, se no non esisterebbe essere umano che vada a giocare a super in allotto o cose del genere. Ci sono matematici, io non lo sono, anzi sono un semi analfabeta nel campo, che hanno dimostrato che la probabilità che vi cada una tegola in testa o veniate tirati sotto da un'auto per raggiungere il tabacchino dove si gioca al super in allotto è maggiore rispetto a quella di vincere al super enalotto. Di conseguenza, lo stesso vale ovviamente per i cosiddetti giochi d'azzardo, questa è una dimostrazione di come noi non siamo una mente probabilistica. Vi sarà capitato, magari qui da noi il gioco del lotto non è molto affermato come in altre città, però spesso si può sentire il numero tale dei tali non esce da tanto tempo e quindi bisogna giocarlo. In realtà, dal punto di vista probabilistico, ho appena detto un'eresia, in quanto il numero non sa che la volta prima non era uscito. Ogni volta successiva, quindi, la probabilità che esca un dato numero all'1 all'8 o all'8 è esattamente identica. Però c'è gente che si è rovinata finanziariamente per giocare tutto sul numero perché erano mesi che non usciva o cose del genere. Questa è un'altra dimostrazione del fatto che noi non abbiamo una mente specializzata per ragionare in termini probabilistici. Abbiamo invece una mente molto brava a fare altri tipi di ragionamenti. Ad esempio, tutti voi sicuramente avete a che fare con computer di vario tipo e qualità, tutti voi avrete un bravo programmino antivirus, dentro sapete che c'è da qualche parte un'opzione che volendo potete modificare, che si chiama analisi euristica. Potete darla più potente, meno potente. Che vuol dire questa cosa? Beh, una cosa che noi facciamo quotidianamente. Un esempietto semplice semplice, immaginiamoci di essere in una foresta, stiamo camminando, di punto in bianco vediamo in distanza un animale che noi non conosciamo, non abbiamo mai visto, un orso, però non l'abbiamo mai visto. Noi, ovviamente, immaginatevi una situazione del genere. Come possiamo reagire a questo organismo che vediamo? Beh, la cosa più logica sarebbe di vedere cosa fa e sulla base di come si comporta lui adattare il nostro comportamento. C'è un rischio però: se l'orso, come vabbè, noi lo sappiamo, può essere anche un carnivoro, un predatore, il tempo che noi ci mettiamo per vedere cosa fa potrebbe essere esiziale, cioè vale a dire quando ci accorgiamo che siamo in pericolo è troppo tardi. Come possiamo comportarci allora? Beh, ad esempio, attribuendo a questo organismo sconosciuto possibilità comportamentali che noi non sappiamo in realtà che lui ha. Però visto l'aspetto, la mole, eccetera, potrebbe indurci a pensare di anticipare eventuali suoi comportamenti e quindi non aspettare dal punto di vista logico fare l'esperimento, vediamo cosa fa e su quella base poi reagiamo. Possiamo cioè attribuirgli comportamenti, è un po' come fa l'antivirus quando analizza programmini o pezzi di programmi, se vede che sono potenzialmente pericolosi per i nostri dati o per il nostro computer vero e proprio, li blocca. Non è detto che siano virus, trojan, eccetera, eccetera, però un dato programmino faceva qualcosa che avrebbe potuto, ad esempio, rivelare i vostri dati personali e così via, e quindi l'antivirus lo blocca. Non sappiamo, ma intanto fermo lì. Ecco, torniamo al nostro orso. Noi non sappiamo chi è, cosa fa, cosa mangia e così via, però visto che siamo ghioni così, che è 4 volte come massa corporea a noi, può incutere un certo rispetto, ovviamente. E quindi, diciamo, possiamo usare le cautele, cioè anticipare, giocare d'anticipo, usando delle cautele.
arrampicarsi sull'albero prima che si arrivi vicino, oppure filarsela il più velocemente possibile. Però spesso e volentieri noi facciamo un passo in più rispetto a questo esempietto scemo che vi ho appena fatto. Noi possiamo attribuire stati d'animo e comportamenti all'oggetto stesso. Ovviamente l'orso pensa da orso, non da essere umano, però noi lo facciamo quotidianamente, spesso attribuiamo stati d'animo nostri, umani, a oggetti o organismi che umani non sono. Pensate ai nostri film, è pieno di animali che sembrano comportarsi come un essere umano sadico, non so, dallo squalo a 10.000 altri film di serie Z tipo quello, sono belli, spettacolari, però chiaramente non hanno nulla a che vedere con la realtà. Cioè noi in pratica facciamo un ragionamento euristico molto spinto. Proprio per evitare di trovarsi nelle teste, attribuiamo ad esempio comportamenti come se noi potessimo farli. Sapendo quello che pensa e che fa spesso e volentieri l'uomo, chiaramente se fosse grande 4 quintali con gli unghioni così e con delle zanne del genere, allora è meglio filare, ma molto prima. Normalmente noi facciamo inconsciamente questo tipo di ragionamenti, non solo con gli oggetti animati, ma anche con quelli inanimati. Noi attribuiamo finalità. Pensate, non so, a me succede molto spesso, ma sono sicuro che succede anche a tutti voi. So quante volte ci si arrabbia con quello quando si incanta, o la stampante che non funziona, o l'auto che non parte, chiaramente quando abbiamo fretta e i minuti contati, e magari gli diamo anche un pugno. Io sono riuscito a rompere un disco rigido anni fa perché ho dato un tiro allo chassis del desktop, però non è servito, proprio fulminato il computer. È una cosa che succede, lo facciamo quotidianamente, anche con oggetti inanimati. È chiaro che una porta, la maniglia della porta che si prende sulla camicia e ce la rompe, non ha una volontà maligna nei nostri confronti, così come il computer quando si incanta o l'auto quando non si accende. Però noi glielo attribuiamo, è una cosa che facciamo veramente quotidianamente. Come mai facciamo questo? È perché noi proprio trasponiamo condizioni, stati d'animo umani a tutto quello che interagisce con noi intorno al nostro ambiente. Come mai facciamo una cosa del genere? Evidentemente ha il suo vantaggio, perché chiaramente prevenire, anche magari sbagliando, giocando d'anticipo, è stato sicuramente utile per un sacco di esseri umani che si sono trovati in condizioni potenzialmente pericolose. È chiaro che se noi vediamo il fuoco in un ambiente selvaggio come una foresta, è meglio considerarlo cattivo e pericoloso. Questo ci può permettere di salvarci, perché se invece stiamo a vedere come procede, potremmo restare intrappolati e dopodiché è troppo tardi. E lo stesso vale per altri agenti naturali, la pioggia, corsi d'acqua e così via. Da qui alla creazione di miti legati a fenomeni naturali, cosiddetto sciamanesimo, il passo è molto breve. Indubbiamente, analizzando la storia delle nostre civiltà o culture pre-civiltà, troviamo comunque, diciamo, una nascita spontanea di miti, credenze, dove l'ente è magari legato all'acqua o al fuoco o all'ambiente boschivo e così via, è praticamente universale a livello, quindi non solo delle culture che ci hanno preceduto qui, ma a livello proprio planetario. Possono cambiare i tipi di mitologia, ma di base è presente praticamente dappertutto. Un altro aspetto interessante, e qui arrivo a presentarvi un altro tipo di libro, anche questo è un libricino di alcuni anni fa, però ha avuto un tale successo che hanno fatto varie riedizioni, è del 2008, quindi
4 anni fa, che è questo qui, che si chiama proprio Nati per credere, il titolo che tanto mi sarebbe piaciuto poter usare. In questo caso, qui è stato analizzato un altro aspetto del nostro essere umani, a livello anche infantile. Quando noi nasciamo, potremmo ipotizzare che siamo come una tabula rasa, cioè dobbiamo imparare tutto quanto. Tutti voi ben sapete che non siamo neanche in grado di camminare, dobbiamo apprenderlo, nonostante la postura bipede eretta ce l'abbiamo non solo noi come specie, ma anche le specie che ci hanno preceduto, quindi si parla di milioni di anni. D'altronde, pensate agli uccelli. Gli uccelli hanno le ali per volare da qualcosa come molte decine di milioni di anni. Ciò nonostante, un pulcino deve imparare a volare. Se non impara, non volerà mai. Lo stesso discorso vale per l'essere umano. Se non impara guardando ai propri genitori come fanno e quindi provando lui, non imparerà mai a camminare. Sembra una battuta di spirito, ma non lo è, in quanto nel passato ci sono dati storici dei cosiddetti bambini lupo. Bambini lupo non licantropi come nei filmetti, ma bambini che per un qualche motivo sono stati abbandonati in un ambiente non umano, naturale, e che non per questo sono morti. Chiaramente la prole umana è totalmente inetta e quindi il bambino non è neonato, non è in grado di accudire a se stesso, di procacciarsi il cibo, l'acqua e via dicendo. È stato allevato da animali, probabilmente da lupi, famosa mitologia di Romolo e Remo, della lupa di Roma. Ci sono un paio di casi documentati storicamente, uno qui in Italia, in Sud Italia, mi pare fine Settecento, e uno ben più famoso nell'Ottocento in Francia. È stato seguito, ci hanno scritto libri, hanno fatto film, mi pare, anche se io non l'ho visto, su questo argomento, e si è visto che effettivamente il bambino, il ragazzino oramai, camminava a quattro zampe, non sapeva erigersi sugli arti posteriori, eccetera, 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 dopo esula un po' dalla nostra chiacchierata. A parte del camminare, cos'altro noi dobbiamo imparare? Beh, ci sembra tutto. In realtà non è proprio così tutto, in quanto noi, quando nasciamo, abbiamo già, diciamo, una cassetta degli attrezzi a livello del nostro encefalo, già preordinata. E infatti i psicologi in questi ultimi anni, e qui mi ricollego a questo libro, hanno incominciato ad analizzare a livello di bambini di pochi mesi, quindi ancora incapaci di comunicare verbalmente, cosa sapessero e cosa non sapessero. Ora uno di voi potrebbe chiedersi, ma come cavolo si fa a capire cosa pensa un bambino di pochi mesi? Che è totalmente incapace di comunicare se non tramite gesti molto semplici o grida, gridolini, necessità, fame, sete e così via. Beh, in realtà, sottoponendo alcuni semplici test psicologici al piccolo, si può dedurre, diciamo, lo stato di stupore o lo stato di normalità a seconda del grado di fissazione dello sguardo sull'esperimento vero e proprio. Si è scoperto così che in realtà noi nasciamo già con certe cognizioni base, soprattutto di natura fisica, e quindi ovviamente ci servono per poi evolverci nell'ambiente tridimensionale che ci contraddistingue. Esempio, non so, immaginate di sottoporre appunto a un bambino la visione di un piano inclinato, classico cuneo di legno, con una palla, una sfera che rotola giù. Niente di più normale, giusto? Immaginate però di sottoporre al bambino lo stesso identico esperimento, però facendo, magari con un magnete nascosto, invece che scendere per rotolamento la palla, farla salire,
è una cosa totalmente innaturale. Ovviamente in natura la forza di gravità ce la fa andare sempre verso il basso, mai verso l'alto. E infatti si nota che al bambino sembra di capire che c'è qualcosa che non va, in quanto è una cosa non naturale. La stessa cosa, ad esempio, la si può fare facendo scorrere un oggetto dietro degli schermi. Immaginate una pallina che noi facciamo scorrere, poi non viene vista perché c'è una barriera, e poi ovviamente ricompare. Ecco, anche questo è un esperimento logico. Se però il ricercatore fa sì che la pallina, invece di comparire dove dovrebbe comparire, perché sta facendo un moto più o meno rettilineo, torna indietro, oppure salta un vuoto e ricompare dopo una seconda barriera, chiaramente creiamo qualcosa di innaturale. Nuovamente si vede che il piccolo se ne accorge e infatti ha delle variazioni dell'intensità dello sguardo che indicano uno stato di stupore. Come dire, non me l'aspettavo una cosa del genere. È come quando noi guardiamo il prestigiatore che fa qualcosa di inaspettato. Poi, prima, vi parlavo della nostra attribuzione di stati d'animo a cose, oggetti sia animati che inanimati. Anche questo è innato in noi. Lo facciamo fin dalla primissima infanzia. Tipicamente un bambino, se gli chiedete a cosa serve il sole o una pietra, il sole serve ovviamente per scaldare, per fare luce, la pietra serve per farci cadere, le nuvole servono per pioggia, cioè si attribuiscono finalità a oggetti che finalità non hanno. Ovviamente il sole sì, anche scalda il nostro pianeta, ma non è lì per scaldarci. Così come la nuvola può far piovere o meno, e così via. La pietra proprio invece non gliene frega assolutamente niente il fatto che noi ci inciampiamo sopra. Però noi naturalmente abbiamo proprio innato questa tendenza a attribuire a cose, oggetti o anche a altri organismi questo tipo di stati d'animo che in realtà sono solo nostri, sono solo soggettivi. E quindi nuovamente quel tipo di comportamenti di cui parlavamo qualche minuto fa sono innati in noi. Chiaramente questo implica sempre un finalismo. Mi è capitato, e non solo a me, anche ad altri colleghi, magari si parla di qualche organismo, a me è capitato parlando di meduse, a un mio collega parlando di licheni, eccetera, che dopo magari a conferenza finita venga qualcuno e che gli chiede a quattro occhi: ma scusi, ma i licheni a cosa servono? A me è stato chiesto: ma le meduse a cosa servono? Beh, ovviamente questa domanda sottintende il fatto che l'organismo medusa o l'organismo licheno esista perché deve servire qualcosa. È la trasposizione di quello che vi stavo dicendo. Ora, attenzione però, non è detto che la persona che mi ha fatto queste domande o in altri casi ad altri miei colleghi sia rimasta infantile, cioè la pensi ancora come bambino che pensa che la nuvola serva per far piovere e così via. Semplicemente ritorniamo al nostro background socioculturale, il fatto che noi ci si insegni che tutto l'ambiente circostante con organismi inclusi sia a nostra disposizione, come se fosse appunto un supermercato dove possiamo prendere, prelevare, raccogliere, implica ovviamente un forte finalismo in cui noi siamo gli ultimi ricevitori di tutto quanto. Con quest'ottica, che è un'ottica onnipresente nel mondo nostro moderno, infatti noi continuiamo a depredare tutto e tutti a nostro unico uso e consumo, e chiaramente allora un organismo ci pare strano che non serva a qualcosa. D'altronde lo stesso discorso potrebbe valere per
il virus dell'influenza o il batterio, che ne so, della peste. A cosa serve la Yersinia pestis? Beh, sicuramente non a farci star bene, ovviamente. E lo stesso vale per il virus dell'influenza, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è, vive, prolifera, così come fanno i licheni, le meduse, semplicemente non servono a niente, non con questo presupposto. Non c'è finalismo, quindi, però noi, o bene o male, evidentemente durante la nostra storia naturale, siamo stati, ci siamo adattati a pensarla così. Evidentemente in ambiente naturale è stato un vantaggio. Chi faceva questo ragionamento, come vi dicevo, possiamo definirlo anche euristico, evidentemente era più prudente nei confronti dei possibili pericoli dell'ambiente naturale e quindi avrà avuto magari una capacità infinitesimale in più di riprodursi, lasciare prole fertile, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi più si è prudenti, cauti, magari facendo ragionamenti che non sono prettamente logici, e sopravvissuto, tant'è che oggi noi tutti la pensiamo così. D'altronde vi ricordo che noi come specie siamo giovanissimi, meno di 200.000 anni, e siamo originati a partire da una piccolissima popolazione, zona cornodrafica, di poche migliaia di individui. Quindi dal punto di vista genetico siamo praticamente identici, anche se ci sembra che no, infatti basta che ci guardiamo qua intorno, ognuno di noi ha caratteri morfologici, somatici diversi, non ce n'è uno, cioè è raro trovare il cosiddetto sosia, no? È un'eccezione, non è la norma. Però se dovessimo analizzare il nostro genoma ci accorgeremmo che invece le differenze tra il mio e il tuo sono veramente infinitesimali. Quindi, che si voglia oppure no, il nostro, diciamo, background biologico è estremamente omogeneo, anche evidentemente a livello di meccanismi di ragionamento, a livello del nostro cervello. Un altro esempio che vi posso fare è il seguente. Magari vi piace qualche tipo d'arte, cioè, pensate a un quadro di Caravaggio. Beh, a me piacciono. Immagino piacciono anche voi, se no pensate un altro artista. Ora, secondo voi, tra una foto del quadro e il quadro stesso, che differenza c'è? Se voi poteste scegliere, lasciate perdere il valore economico, ma semplicemente per tenervelo in casa e guardarlo, preferireste l'originale o una copia? Sembra una battuta di spirito, sono convinto che praticamente tutti rispondereste l'originale. Perché? Oggi come oggi la tecnica fotografica riesce a fare copie che sono perfette, come l'originale. E allora perché l'originale ha più importanza della copia? Cosa ha? Qualche essenza particolare in più che la copia non ha? È una bella domanda, vero? Molti fanno collezionismo di tante cose, ma in realtà avere la copia dell'oggetto, se è ben fatta, è come avere l'oggetto stesso. Però non la pensiamo così. Noi attribuiamo una qualche essenza al quadro originale del Caravaggio che la copia non può avere. In realtà il quadro, per quanto sia un oggetto manipolato dall'uomo, è un oggetto, non ha proprietà particolari. È una tela trattata con un po' di calce su cui il Caravaggio ha dipinto colori, olio di lino, colori ad olio, fine. Non ha null'altro, non ha un qualcosa della personalità del Caravaggio, è l'aspetto che noi vediamo e che giudichiamo, l'insieme, ma l'oggetto di per sé è solo una base, un substrato, nulla più. La foto e il quadro originale sono la stessa identica cosa, ma non per noi. Noi attribuiamo una qualche strana proprietà all'originale e che la copia quindi non può avere.
So, in un altro autore che ha scritto anche un altro libro, sempre divulgativo, molto simpatico, non, è inglese, adesso non mi viene il nome, il libro si chiama Supersenso, però, ha fatto un esperimento del genere, l'ho provato a fare anch'io, ho scoppiazzato e l'ho fatto ai miei studenti anche, dando oggetti che hanno una storia alle persone che mi ascoltavano. Ad esempio, da casa ho portato una vecchissima penna stilografica, l'ho fatta girare ovviamente per la mano delle persone, dicendo: non ha importanza se è vero o non è vero, comunque diciamo quello era il background, che è appartenuta al secolo scorso, cioè due secoli fa, scusate, nell'Ottocento, e io vivo ancora nel Novecento, a, quando era qui a Trieste, una persona famosa che tutti voi conoscete, Sigmund Freud, il cosiddetto padre della psicanalisi. Quando era ragazzo giovane aveva avuto una borsa di studio presso la locale stazione zoologica di Trieste, dove ha fatto delle ricerche sulle meduse, sulla istologia delle uova, degli ovari delle meduse. Ciò da qualche parte in studio la fotocopia del lavoro. E questo era un oggetto. L'altro oggetto che poi ho fatto girare, sempre scoppiazzando questo autore inglese, per i tavoli, invece era una maglia, una felpa, economicissima, niente di particolare. Anche qui però contava la proprietà dell'oggetto, anzi il primo proprietario dell'oggetto. Il secondo oggetto che ho fatto girare per i tavoli, l'ho attribuito anche qui, non ha nessunissima importanza se è vero o se ho detto il falso, a un prelato, che forse vi ricordate come nome, è passato alla cronaca, credo un paio di anni fa, il cosiddetto Don Pesce di Genova, che si divertiva a dare coca e poi violentare i bambini, adesso in galera. E ho fatto girare questa felpa. Ora, una maglia che sia appartenuta a Hitler, o fate voi, a Don Pesce, oppure a tutt'altra persona, se è lavata e sterilizzata, è un oggetto del tutto, non ha proprietà particolari, però tipicamente, istintivamente, mentre la penna di Freud attirava, era qualcosa di curioso, no? La maglia di Don Pesce invece stimola immediato ribrezzo, schifo, nessuno si è sognato di infilarsela su. Era pulita, non è che puzzasse, per carità. Però, nuovamente, noi attribuiamo delle concezioni a oggetti che non le hanno, come il quadro del Caravaggio e la fotografia fedele. Lo stesso discorso vale per la penna stilografica, la maglia. Cioè il fatto di toccare una maglia appartenuta, non so, a un violentatore, oppure che ne so, a un criminale, un killer, non è che abbia qualche proprietà maligna e che quindi noi toccandola, indossandola, potremmo venire contagiati. Così come la penna dello scienziato famoso non è che ci dà qualche capacità in più se ci mettiamo a scrivere con quella, ci viene qualche idea più brillante. In realtà sono degli oggetti, dei tramiti, tutto quello che fanno è fare il lavoro per cui sono stati programmati, costruiti. Di nuovo però noi tendiamo istintivamente ad attribuire, e questo è il motivo per cui questo autore, di cui non mi viene il nome, ha chiamato il suo libro Supersenso, degli stati d'animo a oggetti che ovviamente stati d'animo non possono avere. Siamo noi che l'abbiamo quando interagiamo con l'oggetto, ma non è che l'oggetto ce l'abbia di base. E infatti il fatto che la penna sia vera o che la maglia sia vera non ha nessunissima importanza, l'importante è che la gente che ne arrivi a contatto lo creda. Ecco, questo è un altro tipico atteggiamento molto molto umano. Tutti noi ce l'abbiamo di base. Di più, in più, ricordatevi anche un'altra cosa
tipica di tutti noi, a cui nessuno di noi può esulare, è che è legato nuovamente al nostro sviluppo, sempre infantile. Noi siamo prolinette, certo, certe capacità le abbiamo innate sicuramente, però il grosso della nostra formazione è determinato dall'ambiente in cui noi veniamo cresciuti, cioè vale a dire l'interazione con i nostri, la nostra generazione parentale, i nostri genitori. Tutto quello che noi facciamo da adulti lo impariamo in questi primi anni di vita, volenti o nolenti, come muoverci, come camminare, come si mangia, come bisogna essere educati, cosa non è bene fare nei rapporti con gli altri, sono tutte cose che ci insegnano e che noi impariamo nei nostri primi anni di vita. Possono essere i genitori, comunque l'ambiente familiare in cui viviamo e nel nostro caso ovviamente anche l'ambiente socioculturale, la scuola, l'asilo, prima nido e poi l'asilo e così via. Il bagaglio culturale che noi impariamo nei primi anni di vita, poi ce lo porteremo dietro per tutto il resto della vita. Lo diamo per scontato, noi non pensiamo mai quando, non so, lasciamo passare qualcuno, aprendo la porta. C'è una cosa istintiva, l'abbiamo imparata, la applichiamo senza pensarci. E così via. Chiaramente però noi assorbiamo anche tutti i credi, il bagaglio di credenze che è presente nel nostro ambiente familiare. Anche questo è un qualcosa con cui poi dovremo fare i conti per tutto il resto della nostra vita. Certo, uno di voi potrebbe dirmi, ma non sempre è così. Magari può succedere che uno nasca e venga cresciuto in una famiglia che è molto religiosa, lui magari non lo sarà più da adulto, da grande. O altri esempi, oppure non so, un ambiente politico, fate voi. Comunque ci possono essere contrasti con i propri genitori, per cui loro la pensano così, però tante volte nel farlo eccediamo, proprio per controbilanciare, per motivi nostri emozionali, un qualcosa che non ci piaceva nel nostro ambiente familiare, con l'esatto opposto, il diametralmente opposto. Ne siamo comunque condizionati, o nel bene o nel male. E i psicologi non usano questo termine, quindi non l'ho preso da nessuna parte, lo uso io ma a sproposito. In pratica, anche se non sono l'unico a pensarla così, noi veniamo soggetti a un vero e proprio imprinting, e questo è il termine usato a sproposito, socioculturale. Noi ci formiamo in un dato ambiente, se noi fossimo nati a 5.000 km da qui e magari molti secoli di differenza, avremmo avuto una formazione, un bagaglio culturale completamente diverso. Faremmo, o ci comporteremmo in maniera magari diametralmente opposta a quello che stiamo facendo noi ora qui. È una cosa che tutti sanno molto bene, tant'è che addirittura c'è un motto che era in uso tra i gesuiti, che diceva grosso modo così: datemi il fanciullo e vi darò l'uomo, il che dimostra che la sapessero molto lunga su come si può condizionare la formazione di una persona, soprattutto nella prima fase giovanile. È una cosa con cui dobbiamo fare i conti. E indubbiamente, o bene o male, noi nel mondo occidentale nasciamo, ci sviluppiamo e ci formiamo e veniamo educati in un ambiente che, a torto o a ragione, non ha importanza, è basato su una filosofia di tipo cristiano-cattolico e quindi fortemente finalistico, dove il credo, o bene o male, è una cosa pregnante. Infatti chiunque di voi, basta che accenda la TV o che vada al cinema o che vada razzolando in giro per internet, si accorgerà che praticamente tutti i film, tutti i telefilm che ci propinano hanno comunque questo bagaglio socioculturale, anche se si tratta di film dell'horror. So, pensate al vampiro, tanto vanno di moda i vampiri con telefilm, film, libri e via dicendo, a prescindere dalla irrealtà della cosa, che però esula da questo.
Per uccidere come si fa a uccidere il vampiro? Si usa, non so, l'acqua santa, la croce, è vero? E allora se fossimo in Cina o in Arabia Saudita, cosa gli mostriamo? I vampiri loro come si uccidono? Là non hanno croci, non hanno acqua santa. Questo è un...